È un kit appunto per il viso. Praticamente avevo finito lo struccante così, allora ho detto vado a comprarli e fatalità avevo uno di quei foglietti omaggio che mandano Bottega Verde per chi è iscritto e c'era una serie di prodotti, mi sembra 3,90 euro e tra questi ho preso un latte detergente, un tonico, una maschera e anche una crema lifting anti-rughe che poi vi spiego perché. Allora, il tonico e il latte detergente, questi qui comunque li avevo già usati perché mi trovo veramente molto bene. In generale Bottega Verde non è una marca che mi dispiace e soprattutto in questo caso sono quelli con estratto di miele, questo è il latte detergente e questo è il tonico. Prodotti di Bottega Verde al miele li avevo già usati e veramente mi piacciono molto, a parte che mi piace il miele da morire, quindi è un optional in più, però comunque mi piace molto per l'odore e proprio ti sembra di far scivolare il miele sulla pelle, quindi la senti molto liscia, ci si strucca veramente molto facilmente perché veramente esistono anche dei latte detergente che te più raschi e meno va via, non capisco perché. Però quindi pulisce bene in profondità e ti lascia veramente la pelle molto delicata. Non so se questa sia molto delicata, molto liscia. Non so se questa sia una proprietà del miele, perché comunque non tutte le creme fanno così. Però veramente questi qui con estratto di miele sono veramente molto ottimi. Poi per 3,90 euro mi sembra una buona cosa. E questi. Due. Poi sempre allo stesso prezzo ho preso una maschera scrub, questa qui è alla rosa, rosa mascheta, boh, non lo so, come si pronuncia. Questa qui è una crema, una maschera esfoliante, quindi per depurare un attimino il viso, e anche questa mi ci trovo bene. È fatto in questo modo e ha anche un odore molto molto gradevole e niente, è veramente molto ottimo, mi piace moltissimo darla. Ah, ecco, una cosa che volevo dirvi, sempre della Bottega Verde avevo un'altra maschera che era tipo all'argillina, una roba del, no, l'argillina, lo shampoo era, è un tipo un fango, adesso si non era la, mi sa che era l'argilla, insomma quelle scure non vi so spiegare. Comunque ti dice la maschera di tenerla sul viso 5 minuti in modo che agisca. Quella lì mi si seccava veramente quasi subito sulla pelle, mi venivano tutte le crepature e rimanevo così immobile perché veramente non mi faceva più muovere il viso. Invece questa qui certamente si sente che viene assorbita dalla pelle, un po' comunque l'effetto di seccatura, bene o male lo senti, ma non in quel modo. Vi dico la verità, facevo fatica anche a mandarla via, dovevo proprio raschiare, invece questa passo con la spugnetta oppure mi lavo direttamente con le mani e l'acqua va subito via e lascia la pelle veramente molto, molto morbida. Avevo preso l'altra volta quella lì all'argillo, che cos'era? Perché so che ha comunque delle proprietà benefiche, depurative per la pelle, però sinceramente come prodotto non mi piace. Questo qui è sinceramente molto molto meglio. Sarà sicuramente più delicato rispetto all'altro, però mi ci trovo meglio personalmente. Infine, come vi ho detto, ho preso una crema effetto lifting antirughe, perché? Mia madre mi dice, perché io alla tua età avevo iniziato già a prendere l'antirughe, no? Così ho detto, sinceramente, non so a che età bisogna iniziare a mettere certe creme. Io ho 25 anni, non lo so, io magari uso delle creme idratanti, tipo quelle della Nivea, così ogni tanto me la do nel viso. Però ho detto, dai, c'era compreso anche questo, ho detto, dai, ne prendo uno. Adesso io l'effetto lifting non credo di averne bisogno, antirughe
Fortunatamente a 25 anni non ce le ho, però vi dico che è una crema molto buona, ha un odore veramente buonissimo, non so neanche spiegarvi che odore ha, poi qui non è che dice che ha un odore particolare, che ne so, di rosa, di qualche fiore, è una crema diciamo abbastanza pura. Però veramente ti lascia la pelle come quella di un bambino molto 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 morbida, delicata, proprio mi piace moltissimo. E questa qui dice che c'ha l'effetto lifting, effettivamente per quanto l'hai messa, per diciamo i primi 10 minuti, un quarto d'ora, ti senti un attimino la pelle tirare, non in maniera eccessiva, però senti questo effetto lifting che ovviamente non mi dispiace, quindi se mi può far bene per quando sarò un'anzianotta, meglio così.